Allora, di che vi parlo oggi? Oggi, beh, vi parlo di Tesla, no? Di cos'altro? Tesla Giga Berlin, i lavori procedono nonostante il Covid-19. La conferenza, so che stavate tutti in pensiero, no? Nel sapere se la Giga Berlin andava avanti oppure no durante il Covid, però insomma adesso ve lo dico io, come stanno le cose? Eravate tutti in ansia, lo so, me lo sento. La conferenza nazionale, niente, andiamo avanti. Falso titolo: Tesla Giga Berlin. I lavori procedono nonostante il Covid-19. Allora, nonostante il coronavirus e le misure sempre più restrittive adottate anche in Germania, i lavori a Berlino per la costruzione della prima Gigafactory europea, che tutti attendiamo con ansia, sembrano procedere. A rivelarlo è il video aereo del giovanissimo youtuber Tesla Kit Grundeney, o Grundeney, che mostra un'attività abbastanza intensa nel cantiere tedesco della Giga Berlin. La fabbrica, la cui apertura subirà probabilmente qualche rinvio rispetto ai piani iniziali, e vorrei anche vedere, sarebbe già stato difficile rispettare le previsioni iniziali per via del fatto che il Partito dei Verdi, insomma gli ambientalisti molto forti in Germania, si mettono ogni 2x3 di traverso, quindi sarebbe comunque già stato abbastanza complicato rispettare le tempistiche così. Figuriamoci oggi. Con l'emergenza coronavirus penso che sarà praticamente impossibile, cioè, mi stupirei veramente del contrario. Sta anche portando altri importanti costruttori di batterie ad insediarsi in quella regione, in regione. E questa è la notizia importante. La vera notizia importante è questa qua, che sta per succedere una cosa che a me sarebbe molto piaciuto succedesse qua da noi, tipo in Piemonte, se si fosse fatta avanti la regione Piemonte, quando Elon Musk era venuto a fare il giro perlustrativo in Europa per vedere chi era disponibile a dare la propria autorizzazione a creare una fabbrica nuova, terreni, mettersi d'accordo, e i nostri politici italiani all'epoca non si presentarono nemmeno. Parlo di 4-5 anni fa. 4. Mentre da una parte nelle gigafactory americane lo stop iniziato lo scorso 24 marzo si protrae, e purtroppo sappiamo che sono state fermate le fabbriche in America, e dall'altra in Cina la produzione è ripartita a ritmo spedito, vi ho fatto anche un video dove si parlava delle 3.000 macchine a settimana, raggiungendo addirittura i 3.000 esemplari di Model 3 fabbricati ogni settimana. In Europa si fa quel che si può, nel bel mezzo di una pandemia di cui ancora non si vede con certezza la fine. Superate le vicissitudini legate ai contrasti con alcuni ambientalisti locali, e io qui metterei un bel punto, non enorme, ma insomma un bel punto interrogativo, perché quelli non mollano mai, lo sappiamo, perché storicamente la storia ce lo insegna, insomma. Disturbati dall'idea di vedere tagliare degli alberi di una piantumazione artificiale, erano piante già piantate, anche qui ho fatto un video a suo tempo, ho fatto video su qualsiasi argomento, ho già fatto troppi video. Era un allevamento praticamente di alberi fatti per poi essere tagliati dopo un tot di anni per ricavarne cellulosa, cioè carta, che sarebbero stati piantati altrove, secondo le promesse di Elon Musk, in un numero 3 volte maggiore, per fare spazio alla fabbrica Tesla e al rinvenimento sottoterra di alcune bombe inesplose risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Questo è un problema che conosciamo molto bene anche noi in Italia. Anche noi ogni tanto abbiamo dei grossi bomboni che vengono, bombettoni che vengono trovati per caso e poi fatti brillare, insomma, messi in sicurezza. I lavori per la costruzione della Gigafactory Berlin erano previsti per marzo. Nonostante tutto, così è stato. Quindi l'inizio era previsto per marzo ed effettivamente sono partiti. All'avvio del cantiere doveva esserci anche lo stesso Elon, che per ovvie ragioni non è potuto avvenire. Cioè, ovviamente non c'è il libero transito delle persone in giro per il mondo e quindi. Ma appunto i lavori sono partiti e stando a queste immagini aeree sembra che se non sono a pieno ritmo poco ci manchi. Ecco, io le ho guardate le immagini, non mi sembra proprio così a pieno ritmo, mi sembra un po' a mezzo servizio. Così, impressione mia, poi guardo delle immagini anch'io, possono lasciare tempo. Mi aspetterei che ci fossero più persone e più mezzi di lavoro impiegati, però insomma. Qui si dice così.
Nei piani di Tesla, la costruzione della sua prima mega fabbrica europea doveva essere talmente veloce da permettere la fabbricazione della prima Model Y a luglio 2021. E qui sarebbe stato molto bello, però in realtà io ci ho sempre creduto poco, perché ripeto, Tesla ci ha abituato sempre a ritardi più o meno lunghi, comunque nell'ordine, ritardi che vanno dai 6 mesi all'anno e mezzo, anche due. Poi arriva, come ho già detto in altri video, fa quello che deve fare, lo fa, arriva, tutto quanto. Ma i ritardi sono sempre stati un po' all'ordine del giorno quando si parla di Tesla. Io non ho mai creduto veramente che potesse essere in grado di fare una Model Y, di cominciare a sfornare le Model Y a luglio 2021. Però, insomma, effettivamente se ne è parlato. Quindi sono comunque sempre previsioni, supposizioni, non c'è mai niente di certo. Un piano che, se già sembrava parecchio ambizioso, ecco, neanche farlo apposta, prima dell'emergenza da Covid-19, adesso sembra ben poco realizzabile. Comunque, scusate che ho la pagina che scatta, comunque vada, il fatto che i lavori siano iniziati e procedano, ricordiamo che anche in Germania, seppur non ci siano ancora divieti espliciti di uscire di casa, molte fabbriche sono chiuse, così come le scuole, gli asili e gran parte delle attività commerciali, quindi insomma c'è un bel... 2/3 di lockdown c'è anche lì, è una buona notizia e ci fa vedere quella luce in fondo al tunnel di cui abbiamo veramente molto bisogno al momento. Nella Gigafactory berlinese, una volta finita la costruzione, si costruiranno auto elettriche come la Model Y prima di altri modelli. Ecco, qui avrei pensato che partissero subito con la Model 3, però evidentemente facevano già i conti di partire con la Model Y dopo più di un anno che era già avviata la produzione in America, e sapendo perfettamente che il format, cioè la carrozzeria, il body shape del crossover, cioè della Model Y, è comunque il più venduto e il più apprezzato nel vecchio continente, quindi probabilmente avevano effettivamente, non a caso, non sbagliando, pensato invece di partire con la Model Y la produzione europea invece che con la Model 3. Non è una mossa sbagliata, anzi, molto, molto giusta. In seguito anche powertrain e batterie. E qui ci entriamo nel discorso, quello molto interessante. Quest'ultimo è un aspetto molto importante. Nell'ottica di vedere avviare una filiera delle batterie nel vecchio continente, dopo anni di indiscusso dominio asiatico, grandi produttori di batterie stanno infatti seguendo la scia di Tesla, investendo in certi casi nel Brandeburgo, ossia proprio laddove sta sorgendo la fabbrica di Tesla, come BASF, ve la ricordate, no? La famosa casa costruttrice di nastri magnetici. Ricordo una BMW M1 che correva in un campionato sponsorizzato a BASF, era molto bella. Devo avere anche un modellino da qualche parte, anzi sono sicuro di avercelo, perché la BMW M1 è sempre stata una delle mie preferite, che per il suo secondo sito produttivo europeo di materiali per batterie ha scelto appunto la regione attorno a Berlino, con un investimento da 400 milioni di euro. Come abbiamo già detto in passato, la nascita di una Tesla Factory su suolo europeo è una buona notizia per vari motivi. Uno di questi è che molti altri produttori, sia di auto elettriche che di batterie, seguiranno l'esempio di Musk e company. Del resto, anche se tendiamo a dimenticarcelo, nel vecchio continente l'expertise non manca, era quello che dicevo io, poi lo commenterò questo, ma anche perché di questo passo quello europeo si avvia ad essere il mercato di veicoli elettrici più importanti del mondo. Questa era una cosa che mi sarebbe piaciuta se si fosse concretizzata l'idea di farlo da noi, per esempio nel piemontese, dove c'è tutto il know-how di ingegneri che ci comunque invidiano anche in tante parti del mondo e vengono anche presi da noi e fatti lavorare all'estero, tutto il know-how automobilistico, perché che se ne dica, possiamo parlare male di Fiat, di Alfa, di quello che volete, però lì c'è un know-how, un polo ingegneristico, è la nostra Silicon Valley. E sarebbe stato bello crearla lì, una situazione come invece si sta creando qua in Germania, cioè in quel di Berlino Tesla sta aprendo la strada a una vera e propria realizzazione di quella che potrà essere la futura Silicon Valley delle batterie delle auto elettriche in Europa, con sede in Germania. Ritengo per l'ennesima volta che questa sia stata una grande perdita, una grave possibilità, una grave perdita del mercato italiano nel non provare nemmeno a proporci
come quelli che potevamo essere noi, il polo attrattivo, e non lasciare sempre tutto alla Germania. La Germania, nonostante abbia già una produzione automobilistica di tutto rispetto, perché insomma nelle sue terre hanno sede diversi tra i più grandi marchi del mondo di automobili, di produzione di automobili, non si è comunque fatta scappare la possibilità di creare un polo logistico, una Silicon Valley delle batterie, dei veicoli elettrici, perché non è come noi. Noi italiani abbiamo la Fiat, però dobbiamo tutelarla in tutti i modi, via, fuori l'invasore americano, le nuove tecnologie, no, abbasso il mondo, abbasso il progresso, abbasso la corrente elettrica, abbasso le batterie, abbasso tutto. I tedeschi, che hanno una signor produzione automobilistica, una signora produzione automobilistica, non si sono fatti pregare e hanno semplicemente preso la palla al balzo. E statene certi che Tesla, come fa sempre, fa da apripista, quindi aprirà un mercato che richiamerà molti altri grossi costruttori mondiali. Questa è una grave perdita per noi, una grave opportunità, una grande opportunità che abbiamo perso. E secondo me non ne piangeremo mai abbastanza, devo essere sincero, mi dispiace molto. Comunque, viva Tesla, viva la Gigafactory che sta andando avanti e viva anche i produttori di batterie ad auto elettriche che andranno a rimpolpare quella che sarà un'area che diventerà sicuramente in un prossimo futuro un punto di riferimento per tutta la produzione automobilistica, quantomeno dell'Occidente europeo, chiamiamolo così. Staremo a vedere. Arrivederci al prossimo video.